Benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi ho fatto un trattamento per i capelli spettacolare, semplicissimo, velocissimo, super economico, ma dà un risultato favoloso per i capelli ricci. Come vedete, il risultato è davvero davvero bello. Guardate qua. Questa volta ho cominciato il video con i capelli già fatti, quindi vi lascio al video. Se vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Cominciamo con la preparazione, è semplicissimo. Mettiamo a bollire dell'acqua, aggiungiamo 3 cucchiai grandi di fiocchi di avena e una manciata di uva passa o con vale un cucchiaio grande e le lasciamo bollire insieme. Dopo che li ho fatti bollire e li ho lasciati a riposo, ho aggiunto 2 cucchiai grandi di latte di cocco. Questa miscela dopo la faccio passare nel remix o col tritatuto manuale, io ho quello manuale, e la cremina che vi esce è talmente lenitiva che veramente vi lascia capelli super idratati, pelle super idratata e il corpo idratato. Adesso vado ad applicarlo. Non ho voglia di lavarmi i capelli, vi dico la verità, adesso. Quindi applico direttamente. Ai, Dio mio, già la senti proprio. Wow, la senti morbida. Wow, lenitiva. È molto, non so, saporosa la consistenza. Devo andare a pulire, finire di pulire casa, credo che la lascio a riposo all'incirca mezz'oretta. Ma la consistenza, oh, a parte che me, il profumo dell'avena piace moltissimo, mi ha voglia di mangiarla quella. La lascio un pochino che sotto la doccia la spalmo sulla pelle. La faccio come l'ultimo passaggio, con una crema sotto la doccia con i pori dilatati, perché ho la pelle, cavolo, la pelle è super super secca, ci metto la crema tutti i giorni e c'ho la pelle, cioè veramente dopo 2 o 3 ore che ho messo la crema mi si secca tantissimo la pelle. Allora, vediamo se ti andiamo dentro, se va per tutto, sì, va per tutto. Adesso la metto così. Dopo che ho lasciato a riposo per mezz'oretta, 40 minuti, allora ho deciso che è ora di andare a lavarmi i capelli. Oggi è il mio giorno di riposo, ma ho un sacco di cose da fare e quindi mentre stavo pulendo casa, ho detto vabbè, dai, momento preparo questa miscela per i miei capelli. Comunque, lascia una sensazione di idratazione sui capelli favolosa al finale, ma non solo, quello che mi ha avanzato, io l'ho messo come l'ultimo passaggio quando mi sono lavata sul corpo e mi sono sciacquata, vi idrata tantissimo la pelle, tantissimo la pelle del viso, le mani, i piedi, è favolosa, anche se non avete i capelli secchi, non vi interessa usare una maschera del genere. Io vi consiglio vivamente di usarla, soprattutto per questo periodo che fa talmente freddo che abbiamo la pelle strasecca, labbra secche, mani, piedi, non ne parliamo, ma veramente vi darà un risultato favoloso. Adesso cominciamo, come avete visto, con il styling. Io questa volta ho diviso i capelli come faccio di solito, come ho fatto negli ultimi video, e faccio styling classico, quello che sto facendo ultimamente, quello che uso il Denmon 2 volte, la prima volta proprio passandolo sul bordo e la seconda volta come pettinandoli, e faccio il crunch e continuo con tutti i capelli. Applico il Lola Cosmetic, per chi mi segue sa che io uso questa marca per i capelli ricci, che lascia i capelli straleggeri, non li impesantisce, dà definizione ma li lascia abbastanza liberi. Purtroppo mi è finita la vasellina, per me è un incubo, non trovo la possibilità di andare a comprarla.
E quindi la vaselina fissa di più i capelli, fissa di più i ricci e li fa durare di più. E comunque mentre faccio styling, Cali continua a bussare alla porta perché se la lascio fuori vuole entrare, se la lascio dentro vuole uscire. Non so da quale parte prenderla perché la porta aperta non la posso lasciare perché fa freddo a casa e c'ho la stufetta accesa nel bagno. Che personaggio! Quando sono entrata a fare la doccia c'era gatto e lei. Lui è seduto sul water e lei davanti alla stufa che davvero c'è un'aria caldissima e lei è tutta sciallata. E ho detto prima o poi ti bruci, ma niente, le piace. Che personaggio! Comunque, bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, così anche sostenete il lavoro che faccio, i video e il tempo che li dedico. Volevo dirvi perché scelgo i miei ingredienti, io leggo sempre le informazioni, le proprietà per i capelli, quindi l'avena. Come vedete anche nei mercati ci sono vari shampoo, balsamo a base di avena per i capelli, però non solo per questo, l'avena rafforza, tiene delle sostanze che rafforzano le fibre capellari, quindi rafforza i capelli, gli dà una idratazione e protegge il cuoio capelluto. E per cui usatela, cioè io vi dico la verità, è la prima volta che lo utilizzo, ma oramai entrerà nella mia routine quotidiana per i capelli. La uva passa invece è ricchissima di vitamina B e è un fortissimo antiossidante sia per i capelli che per la pelle. Infatti vi lascio sopra un video che avevo preparato a base di uva passa per il viso, per il contorno occhi, per le rughette, che è favoloso. E latte di cocco, ovviamente sapete che è molto 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 idratante sia per i capelli sia per la pelle. Sono uscita con Cali, sono andata a fare le mie cose, una commissione, non ho separato i capelli, ho fatto solo così per separarli un po', adesso andiamo a separarli un pochino per farvi vedere un po' più o meno il risultato e la forma dei capelli, perché anche sono uscita con i capelli un pochettino più umidi. Però vi dico che il risultato è veramente ottimo. Tanto io adesso metterò la mia cuffia e andrò a dormire perché è tardi. Però volevo solo farvi vedere, a parte la parte di qua che è rimasta un po' secca, voglio farvi vedere. Guardate che bei ricci, i capelli sono belli, guardate qua. I capelli sono davvero, davvero molto belli. Faccio vedere anche il dietro. Sono davvero molto definiti, molto belli, il riccio è stupendo. Non so se riuscite a vedere, il riccio è favoloso. Quindi, bella gente, se vi piace questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao a tutti e buona domenica. Ciao.